Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. A Bologna si terrà entro il 20 novembre il Consiglio Comunale straordinario sulla situazione della gara Isenda, richiesto da Fratelli d'Italia e Bologna Ci Piace lo scorso 30 ottobre. Mentre in furia la polemica in Consiglio Comunale, l'ex sindaco Virginio Merola invita ad abbassare i toni. Non c'è stato nessun ritardo, dice Merola. La giudice del Tribunale di Bologna, Francesca Zavaglia, ha convalidato l'arresto dei tre attivisti che ieri hanno bloccato la tangenziale di Bologna per i reati di violenza privata aggravata e danneggiamento, ma non per l'accusa di interruzione di pubblico servizio aggravata. Per due di loro la giudice ha disposto il divieto di dimora a Bologna, mentre per la terza l'obbligo di firma. A Bologna mani ignote hanno vandalizzato il memoriale della Shoah, su cui erano stati affissi i volti degli israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre. Un atto odioso e inaccettabile, nessuno sottovaluti il moltiplicarsi di episodi di antisemitismo in Europa e purtroppo anche in Italia, ha detto il deputato bolognese del PD Andrea De Maria. Il giardino San Leonardo, in zona universitaria a fianco della John Hopkins University, è spesso ritrovo di spacciatori e tossicodipendenti. Nei giorni scorsi sono stati lanciati sassi e bottiglie contro le finestre di un'abitazione. I residenti chiedono maggiore attenzione al comune. In passato la John Hopkins ne aveva chiesto la gestione. Torna in via Rizzoli, in piazza 8 agosto, il mercato contadino di Campagna Amica, il progetto di Coldiretti, appuntamento le prime due domeniche di novembre e dicembre per acquistare i prodotti di eccellenza del nostro territorio, tante le iniziative anche per i più piccoli. Buonasera e benvenuti a ETG Bologna, tanti gli argomenti del telegiornale di questa sera in vista poi della partita tra poco del Bologna contro la Lazio che vi diciamo seguiremo in diretta con Solo Calcio al termine del nostro notiziario. Cominciamo però parlando ancora della gara Isenda perché continuano a esserci botta e risposta con scambio di accuse su quello che sta accadendo a una delle due torri simbolo della città. Oggi torna a parlare il sindaco Virginio Merola, che appunto è stato primo cittadino di Bologna per 10 anni, che invita tutti ad abbassare i toni. Non c'è stato nessun ritardo, dice Merola. Sentiamolo al microfono di Giuseppe Pilloni. Non c'è stata nessuna sottovalutazione nella gestione della Torre Garisenda, come affermato dal ministro San Giuliano e dal viceministro Bignami, lo afferma l'ex sindaco Virginio Merola. Io non credo al Festival delle Illazioni, ricordo che con la sottosegretaria Borgonzoni abbiamo lavorato bene per Bologna portando a casa i portici come patrimonio dell'umanità. Dal rappresentante del governo mi aspetto collaborazione, non polemiche. Quindi nessun ritardo? No, non vedo ritardi. Il comitato scientifico è stato formato nel 2018 dalla mia amministrazione, adesso il sindaco l'ha allargato, la Torre Garisenda pende da quando è nata, ma vi assicuro che è molto seguita e monitorata. Se non ci fosse stato un sistema di monitoraggio, oggi non sapremo che c'è stata una torsione anomala. Il sindaco abbia ritenuto di dover isolare la zona, mi sembra sacrosanto, è una responsabilità che si prende in solitudine, come io so bene. Decidemmo di mettere i sensori perché c'erano con i mezzi d'allora dei segnali che andava messa sotto osservazione, quindi per fortuna c'è la tecnica, con i sensori riusciamo ad avere la situazione monitorata giorno per giorno. Ecco. Fa parte di un lavoro che c'è sempre stato, ma anche nelle precedenti amministrazioni, quando c'è stato la commissaria c'era attenzione, anche con Guazzaloca c'è stato attenzione. In un bar di Bologna, scusate, cerco di alleggerire, in un bar di Bologna ho letto scritto in dialetto bolognese, sono tutti laureati, non si trova più un ignorante col quale fare due chiacchiere, mi permetto di dire. Abbiamo la fortuna che è monitorata, che è seguita, eccetera, aspettiamo i risultati. In ogni caso, sempre per alleggerire, la notizia è andata nel mondo, prepariamoci a un aumento ulteriore di turismo.
Cambiamo argomento. A Bologna, mani ignote hanno vandalizzato il memoriale della Shoah su cui erano stati affissi i volti degli israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre. Altri atti vandalici di questo tipo si sono registrati a Napoli e a Roma. Un atto odioso e inaccettabile, nessuno sottovaluti il moltiplicarsi di episodi di antisemitismo in Europa e purtroppo anche in Italia, ha detto il deputato bolognese del PD, Andrea De Maria. I volti degli israeliani rapiti da Hamas, strappati proprio in uno dei luoghi più simbolici a Bologna. Sulle pareti del memoriale della Shoah di via Matteotti erano affissi i manifesti delle persone prese in ostaggio dalle milizie palestinesi durante l'attacco del 7 ottobre. Decine di immagini dal titolo «Rapiti» ora sono ridotte così. Molte, infatti, sono state rimosse o lacerate. Altri manifesti sono presenti anche ai Giardini Margherita. Seppur in maniera minore, anche qui è presente qualche danneggiamento. Ho chiamato il presidente della comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz, per manifestargli tutta la mia solidarietà dopo che le foto degli ostaggi di Hamas che erano state affisse al memoriale della Shoah a Bologna sono state strappate, ha dichiarato Andrea De Maria, deputato bolognese del PD. Un atto odioso e inaccettabile. Nessuno sottovaluti il moltiplicarsi di episodi di antisemitismo in Europa e purtroppo anche in Italia. E non facciamolo a Bologna, città medaglia d'oro della Resistenza. Serve la condanna più netta di tutte le forze politiche, continua De Maria. La storia ci deve insegnare quanto sia pericoloso il germe dell'intolleranza e dell'odio ed anche che il silenzio complice di tanti fu una condizione che consentì la vergogna delle leggi razziali e la complicità del fascismo italiano nella tragedia della Shoah, concluso De Maria. Subito in udienza in tribunale alcuni militanti di ultima generazione che, come ricorderete, ieri si sono incollati con il cemento a presa rapida al manto stradale per bloccare la tangenziale di Bologna. Vediamo com'è andata davanti al giudice. Due divieti di dimora in città e un obbligo di firma alla polizia giudiziaria. E quanto deciso dopo un'udienza in direttissima di alcune ore dal giudice Francesca Zavaglia per 3 dei 10 attivisti di ultima generazione che avevano bloccato la tangenziale tra le uscite Fiere e via Stalingrado verso Casalecchio. Alcuni di loro si erano anche incollati al manto stradale, suscitando per l'ennesima volta l'ire di automobilisti e cittadini impegnati nel disbrigo dei doveri della vita quotidiana. Ai giovani, tutti ventenni, due capi scout ed una ricercatrice universitaria nonché fumettista che hanno trascorso la notte ai domiciliari, sono stati riconosciuti la violenza privata aggravata e il danneggiamento, ma non l'interruzione di pubblico servizio. Il processo invece è stato fissato per il 30 novembre. Mentre in tribunale si svolgeva l'udienza, fuori, sotto i portici di via D'Azeglio, una trentina di ambientalisti, tra loro anche il segretario provinciale CGIL Michele Bulgarelli, il consigliere comunale di coalizione civica Detion Begai, che sta nella maggioranza, davano vita ad una protesta contro i provvedimenti presi nei confronti dei loro colleghi di ideali ecologisti, parlando di attacco alla democrazia. Ondata di maltempo, per ora abbastanza sotto controllo, ma problemi invece nella zona dell'Imolese, quindi a Bologna più o meno a posto, qualche problema, anzi forse più di qualche, nell'Imolese per l'esondazione del Santerno. Andiamo a vedere i dettagli ancora con Gianfranco Parmigiani. Il maltempo si è abbattuto come ampiamente previsto anche sulla provincia bolognese, in particolare nella zona dell'Imolese, dove il Santerno è nuovamente esondato, prima a Casal Fiumanese, poi a Borgo Tossignano, infine direttamente ad Imola, in particolare all'autodromo Ferrari, dove una ragazza addetta alla sicurezza si è trovata in grave difficoltà per la presenza di acqua fino a un metro, per la quale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Episodio avvenuto attorno alle 5 del mattino e la ragazza non ha riportato alcun tipo di problema fisico. Sempre ad Imola, nella notte, si è verificato anche un blackout in zona Rivazza. Centinaia di famiglie sono rimaste al buio per diverso tempo. Venendo a Bologna, da ieri sera è chiuso il ponte di Via Libia a causa di diversi alberi crollati, problema su cui i tecnici stanno lavorando per ripristinare la normalità. Anche la circolazione ferroviaria sulla Bologna-Firenze, ricordiamo che la Toscana è stata colpita dal maltempo ancora più massicciamente, ha subito ritardi da alcune corse e sono state cancellate. L'allerta dura per tutta la giornata di venerdì 3 novembre, per avere poi un po' di tregua sabato 4, sotto osservazione naturalmente la portata d'acqua dei fiumi, ma anche alcune zone dell'Appennino dove potrebbero riaprirsi movimenti franosi già attivi durante le alluvioni dello scorso maggio.
E anche per la giornata di domani l'Emilia-Romagna resta in allerta tra giallo e arancione, con le maggiori criticità sul crinale appenninico da un lato e nelle aree di pianura dall'altro. La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di 24 ore a partire dalla mezzanotte. In particolare nella seconda parte della giornata di sabato sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi o persistenti, più probabili sulla fascia appenninica del settore centro-occidentale. La criticità idraulica nella pianura centro-occidentale, compresa Bologna, è riferita alla propagazione della piena nei tratti vallivi dei fiumi Parma, Enza, Secchia, Panaro, Reno, Santerno e Senio. Andiamo adesso, restiamo in qualche modo alla cronaca, andiamo a Rioveggio, dove sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna oltre 12.500 prodotti illegali nell'ambito dei controlli per Halloween, prodotti destinati al pubblico più giovane. Il titolare dell'esercizio è stato denunciato alla Camera di Commercio e rischia una sanzione fino a 25.800 euro. Il servizio di Alessia Salvatori. Nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Bologna ha intensificato l'attività di prevenzione e repressione al commercio di prodotti contraffatti o comunque non conformi agli standard di sicurezza, con un focus particolare su quelli particolarmente ricercati nei giorni di Halloween. Sotto il coordinamento del Comando Provinciale Felsineo, gli uomini del primo nucleo operativo metropolitano hanno individuato a Rioveggio un emporio che esponeva sugli scaffali beni molto venduti per Halloween, gadget, bigiotterie ed accessori, che anche se privi dei requisiti informativi minimi obbligatori ai sensi del codice del consumo, erano pronti ad essere venduti. Le Fiamme Gialle hanno pertanto sequestrato 12.521 articoli da considerare potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, perché mancanti dei requisiti previsti dal decreto legislativo 205 del 2006. Il titolare dell'esercizio, un uomo di origine cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a 25.823 euro. L'intervento effettuato dalle Fiamme Gialle Felsine è il risultato di un costante impegno nel contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, impegno che contribuisce così a garantire una protezione efficace per i clienti finali, soprattutto, come in questo caso, quando il mercato è orientato ad un pubblico di giovanissimi consumatori, oltre a salvaguardare gli operatori economici che rispettano le regole. I parenti di Davide Ferrerio, il ragazzo di 21 anni di Bologna ridotto in coma a Crotone nell'agosto del 2022, scrivono al presidente della regione Calabria e al sindaco del comune, appunto di Crotone, per contestare la scelta dei festeggiamenti del Capodanno che saranno in diretta Rai. Una mancanza di rispetto dopo quello che è successo, dicono i familiari. Sentiamo. La famiglia di Davide Ferrerio, il 21enne bolognese in coma dall'11 agosto 2022 quando fu aggredito a Crotone, scrive al presidente della Calabria Roberto Occhiuto e al sindaco Vincenzo Voce chiedendo di ripensare la scelta di organizzare i festeggiamenti per l'evento di Capodanno in diretta Rai proprio nella città calabrese. L'evento viene ritenuto una mancanza di rispetto che rischia di aggiungere dolore al dolore. La lettera inviata dalla madre di Davide, Giuseppina Orlando, sottolinea come la scelta del Capodanno a Crotone appaia inopportuna e in netto contrasto con la decisione da parte del Comune e della Provincia di Crotone di costituirsi parte civile nei processi in corso, considerato anche che si procede per un crimine così efferato che ha lasciato sgomenti molti cittadini in tutta Italia. L'accusa per gli imputati è di concorso in tentato omicidio aggravato dai futili motivi, ricorda Orlando, sottolineando che si trattò di un'aggressione senza motivo e senza pietà. Riteniamo altresì, aggiunge la famiglia, che la scelta della città di Crotone per tale evento sarebbe una totale mancanza di rispetto nei confronti della nostra famiglia e soprattutto di Davide, che è in ospedale costretto in un letto in coma irreversibile a causa dei gravissimi danni cerebrali riportati a seguito del violento pestaggio subito. Noi familiari, insieme alle numerose persone a noi vicine, ci sentiamo offesi e amareggiati ed esprimiamo tutto il nostro dissenso e dolore di fronte a tale notizia. Ci sembra sconveniente sul piano umano ed etico, oltre che sociale, che venga organizzato un evento di grande risonanza mediatica proprio nella città che è stata di recente, appena un anno fa, teatro di un delitto efferato ai danni di un ragazzo perbene e innocente che si era recato a Crotone per fare visita ai parenti e per trascorrere le vacanze. L'intento dei familiari è quello di tenere alta l'attenzione sulla tragica vicenda, onde far sì che ne siano vagliati tutti gli aspetti,
come la carenza e inefficienza dei servizi sanitari nella città di Crotone, dove a Davide sono stati prestati i primi soccorsi, e l'insufficienza dei controlli di sicurezza al fine di impedire che possano ancora accadere simili tragedie, scrive ancora la famiglia. Ci spostiamo adesso, andiamo nella zona universitaria di Bologna, dove il giardino San Leonardo, che si trova a fianco della John Hopkins University, spesso ritrovo di spacciatori e tossicodipendenti, vede i fari puntati. I residenti della zona chiedono che il comune se ne occupi con maggiore attenzione e intervenga per recuperarlo. La gestione è affidata ad un'associazione, ma in passato era stata la stessa John Hopkins a chiederne l'affidamento. Vediamo il servizio di Riccardo Borsari. Giardino di San Leonardo, situazione molto difficile, soprattutto di notte. Di notte c'è un via vai di drogati, anzi anche spacciatori, perché entrano su e fanno le dosi, insomma lavorano indisturbati e la sicurezza è zero, perché il giardino è mantenuto bene durante il giorno da un'associazione e chiusi fuori che provvedono alla pulizia, ma la sicurezza non esiste proprio qui. Anche 3-4 settimane fa sono stata aggredita, mi hanno lanciato dei sassi contro la finestra perché mi hanno intravista che stavo riprendendo, anche per dimostrare quello che accade, e pietre contro le mie finestre che poi cadono sulle macchine. Il giardino chiude a una certa ora, però il problema è che si può entrare ugualmente scavalcando, magari salendo sulle macchine parcheggiate. Sì, assolutamente, e saltano su dalle macchine, dal muretto lì, perché laggiù hanno provveduto, sempre questa associazione, a chiudere con una rete che non si taglia, non riescono a tagliarla, quindi rimane il muretto qui. Io credo che occorrerebbe riprendere il rapporto con la John Hopkins. Tra l'altro io ho una lettera che dice: noi vorremmo gestire il giardino. Io questa comunicazione l'ho trasferita al quartiere, ma non ho avuto risposta. È il momento di ripensarci. Tobia Teardo, tu gestisci il giardino San Leonardo da qualche anno. Ecco, i cittadini, i residenti si lamentano di questi problemi. Cosa rispondete? Allora, noi cerchiamo di fare quello che possiamo, siamo qui con attività prevalentemente culturali e sociali, però è un'attività notturna, noi apriamo alle 7 di sera e stiamo tutta la notte, quindi cerchiamo di gestire quanto possiamo il degrado, che negli ultimi 2 anni, devo dire, è migliorato, ma perché ci siamo noi, quindi mi prendo proprio questo merito. Sicuramente i problemi relativi al degrado qui sono da imputare a un'infrastruttura che non è più ai tempi, cioè come vedete il muro è molto basso, è molto facile da scavalcare, non ci sono luci presenti nel giardino, e c'è questa illuminazione che c'è, non c'è, quindi di fatto è un parco che va risistemato, e lì anche le responsabilità vanno un po' condivise, perché da una parte c'è un pezzo della curia, da una parte c'è un pezzo dell'amministrazione, poi c'è il quartiere, il verde pubblico, quindi anche ci sono delle questioni di competenze che vanno un attimo ristabilite. Mascolinità tossica e discriminazione di genere sono tra gli argomenti che l'Istituto Storico Parri di Bologna ha deciso di portare in classe. L'Istituto ha fatto il bilancio della sua attività didattica, sale a oltre 10.000 il numero di studenti di ogni ordine e grado coinvolti. Sentiamo. Mascolinità tossica e discriminazione di genere, argomenti che l'Istituto Storico Parri di Bologna ha deciso di portare in classe, raccogliendo molte richieste da parte degli stessi insegnanti. È una delle attività di punta del piano dell'offerta didattica di quest'anno del Parri. Sono in tutto 64 le prenotazioni da parte di altrettante classi di Bologna e provincia per attività legate al tema di genere e alla questione femminile. Metà di questi percorsi riguarderanno appunto la mascolinità tossica. Gli studenti hanno molto bisogno di essere supportati a prendere coscienza di questo tema, spiega la direttrice del Parri, Agnese Portincasa. Nasce da un'esperienza che abbiamo avuto lo scorso anno, quando abbiamo portato nelle classi un'attività appunto dedicata al genere più tradizionale, che si chiamava Dovremmo essere tutti femministi, nella quale abbiamo notato un coinvolgimento molto forte da parte degli studenti maschi, che venivano coinvolti ma che non riuscivano ad essere attivamente coinvolti, perché si parlava di loro esclusivamente come coloro che perpetravano, insomma, ciò che andavamo a fare notare. Per cui ci è venuto in mente, ed è stata un'idea molto apprezzata appunto dall'ufficio, di ragionare anche su
come ho detto anche prima, l'altra metà del cielo rovesciata, per usare un termine che veniva così, una metafora così un po' leggera, ma che aiuta un po' a capire. E, si tratta appunto di ragionare con gli studenti, è una lezione dialogata, sempre anche molto aperta ad alcuni temi che possono essere conflittuali, ma che i ragazzi apprezzano moltissimo, non ci lasciano mai andare via. E com'era oggi? Avete fatto il bilancio dell'attività didattica dell'Istituto Parri, come sta andando? È un bilancio positivo, superiamo i 10.000 studenti che raggiungiamo grazie al lavoro consolidato con gli insegnanti delle scuole della nostra realtà. Questo significa che c'è una forte domanda di storia, in particolare sui temi del secondo Novecento, sui temi del razzismo, sui temi dell'educazione di genere, della convivenza nelle scuole. Quindi riteniamo che sia sempre più importante questa attività per aiutare le classi, gli insegnanti e gli studenti a affrontare i temi del contemporaneo. Intanto torna però nel cuore di Bologna il mercato contadino di Campagna Amica, il progetto di Coldiretti che si terrà nelle prime due domeniche di novembre e di dicembre per acquistare prodotti di eccellenza del nostro territorio, ma non solo, e tanti gli appuntamenti anche per i bambini. Vediamo il servizio dell'S. Salvatori. Nelle domeniche del 5, 12 novembre e del 3, 10 dicembre le vie del centro di Bologna si tingeranno del giallo dei gazebo del mercato contadino di Campagna Amica di Coldiretti. Quattro occasioni per i cittadini di incontrare le aziende agricole che porteranno nel cuore di Bologna i prodotti di eccellenza del nostro territorio. Il primo appuntamento è previsto per il 5 novembre in occasione della giornata del ringraziamento, mentre nella cattedrale di San Pietro il cardinale Zuppi celebrerà la Santa Messa, il mercato di Campagna Amica sarà in via Rizzoli dalle 9 alle 20 con le aziende agricole del mercato coperto di Porta Galliera insieme al laboratorio di tortellini a cura dell'agriturismo Podere San Giuliano e agli show cooking degli agri chef di Terra Nostra Campagna Amica. Previsti anche due spettacoli alle 11 e alle 15 a cura dell'Associazione Burattini di Bologna, mentre sarà possibile visitare l'esposizione delle antiche attrezzature contadine. Domenica 12 novembre ci sarà un mercato straordinario di Campagna Amica in piazza 8 agosto, con mostramercato, museo degli antichi attrezzi contadini, fattoria degli animali a cura di ARAER, Associazione Allevatori Emilia Romagna, ma anche laboratori enogastronomici. A parte che ci saranno gli animali, quindi i bambini impazziranno, gli animali tipici della fattoria, ma anche burattini. E non sottovalutiamo i cooking show, perché i cooking show sono molto amati dai bambini che ormai sono dei cake designer e dei cuochi provetti, quindi li aspettiamo a imparare a fare tortellini, sfoglia, ma anche a carezzare ovviamente i piccoli conigli, piuttosto che a vedere lo spettacolo dei burattini. Il 3 e il 10 dicembre, infine, tornerà il Nadel del Contadin, la mostra mercato prenatalizia che verrà allestita in via Ugo Bassi, insieme ai tradizionali laboratori e agli show cooking. Diciamo che quelle di dicembre sono chiamate al Nadel dal Contadin proprio perché rappresentano un po' il concetto di una volta andare al mercato e trovare le migliori primizie per andarle a cucinare sulle nostre tavole anche natalizie, quindi si entra nel mood natale, un ritorno ai sapori, agli odori, anche alle attrezzature che verranno mostrate dei nostri territori. Ci fermiamo, una breve pausa, torniamo tra poco. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. L'esclusività e i particolari rendono unica e accogliente la tua casa. Sognando tendaggi, protezioni solari, bioclimatiche, vetrate, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro, tutto realizzato su misura. Novità 2023, la nuova pergola bioclimatica retraibile. E vi ricordo che da Sognando Tendaggi i vostri sogni sono la nostra realtà. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ah,
Eddie, certo che sei proprio attento ai consumi, eh. E se ti dicessi che Edison compie 140 anni e ci sono un sacco di vantaggi per te? Festeggia con noi e ottieni bonus crescenti in bolletta fino a 140 euro. Vai su edisonenergia.it o chiama l'800 14 14 14. Se lo sai, scegli meglio. La linea ferroviaria dell'Albula, dal 2008 patrimonio mondiale dell'UNESCO, come quella conosciutissima del Bernina. Collega la celeberrima St. Moritz con Coira, la più antica città della Svizzera, attraverso un percorso alpino idilliaco e spettacolare. Stanco? Stressata? MGKVis Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MGKVis Ricarica Plus, fai vis di energia. Immagina un mondo creato appositamente per te e per i tuoi momenti di benessere. Vivi il mondo di Isab Arredamenti Bagno. Dal 1963 Isab arreda i tuoi desideri con mobili da bagno in stile moderno e ti accompagna dalla progettazione al montaggio, dando forma ad ogni tua idea. Visita il nostro showroom. Troverai le idee più esclusive per un bagno da sogno, il tuo. Isab Arredamenti Bagno, a Castelmaggiore, in via Bentini 45, Bologna. Telefono 051 700 170. Su internet www.isabarredobagno.it. Il patrimonio immobiliare di una famiglia rappresenta il sacrificio di una vita e quando si desidera cambiare la propria casa, il timore di sbagliare, di svendere, di fare il passo più lungo della gamba rende insonni le notti dei proprietari. Per essere sicuri di fare le scelte giuste, non ti affidare nelle mani del primo che incontri, fai un confronto. Un confronto è una cosa utile e intelligente, non credi? Mondore è stata selezionata da importanti partner a livello nazionale e ciò garantisce serietà, competenza e trasparenza ai massimi livelli. Affidati a Mondore, l'agenzia più bella che c'è. A Bologna c'è un luogo unico per dare spazio allo stare insieme. Al benessere, al tuo stile, al tuo svago e alla solidarietà. Al gusto. Diamo spazio al tuo tempo. Al centro commerciale Via Larga e Spazio Conad, a Bologna in Via Larga 10. Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni, Magica Parrucchieri è molto più di un hairstylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06. Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Di nuovo in studio con TG, Simone Perini di Casalecchio è il vincitore dell'edizione italiana del James Dyson Award. In collaborazione con il centro INAIL di Vigorso di Budrio ha realizzato un sistema di fabbricazione digitale in grado di migliorare le protesi mioelettriche per arti superiori. Vediamo. Un'innovazione che può migliorare la qualità della vita di migliaia di persone che hanno subito l'amputazione dell'avambraccio. A realizzarla Simone Perini di Casalecchio, che col suo D-Pulp è risultato vincitore dell'edizione italiana del James Dyson Award. Si tratta di un sistema di fabbricazione digitale che ha l'obiettivo di migliorare l'attuale processo di fabbricazione di protesi mioelettriche per arti superiori, garantendo tempi e costi dimezzati, materiali personalizzabili, più leggeri e sostenibili.
Un'innovazione importante perché i dati dicono che ci sono circa 40 milioni di amputati nel mondo, stimati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Circa il 40% di tutte le amputazioni interessa l'arto superiore e solo in Italia gli interventi per amputazioni riguardanti l'arto sia superiore che inferiore superano i 15.000 ogni anno. DIPALP è un progetto che nasce in collaborazione con il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio e va a ottimizzare il processo produttivo di protesi mielettriche di arto superiore. E DIPALP è composto principalmente da un software con interfaccia personalizzata, pensata ad hoc per essere gestita interamente dai tecnici ortopedici del Centro Protesi INAIL. E il premio che sono andata a vincere è il James Dyson Award dalla fondazione di James Dyson e siamo riusciti ad arrivare primi al concorso nazionale. Quindi il motivo per cui ci hanno premiato è principalmente perché il progetto ha una serie di vantaggi rispetto al processo tradizionale, tra cui quello di ottimizzare notevolmente il prodotto, dando al dispositivo una maggiore leggerezza e diminuendo notevolmente nel processo le tempistiche e di conseguenza riducendo di circa un 45% i costi e aumentando notevolmente la personalizzazione delle protesi. E poi parliamo di sport, noi abbiamo già aperto il telegiornale parlando di calcio, tra poco lasciamo, come detto, la linea a Solo Calcio per seguire in diretta la partita tra Bologna e Lazio, ma stasera si gioca anche per quanto riguarda il basket l'Eurolega con la Virtus impegnata alle 20:30 alla Segafredo Arena contro l'Efes Istanbul. Sentiamo Rita Mandini. La Virtus torna alla Segafredo Arena, la partita con l'Efes di questa sera vedrà la squadra di Luca Banchi nuovamente nella sua casa in fiera. Di fronte avrà uno degli avversari più importanti che nella competizione fin qui ha trovato delle difficoltà e ha soltanto 2 vittorie contro 3 sconfitte. Cammino ben diverso quello delle Vunere con una sola battuta d'arresto in Europa alla prima uscita. Ancora assente Polonara che si sta allenando individualmente come mostrano le immagini pubblicate dal club sui social. Vedere il giocatore al lavoro sul parquet è sicuramente l'immagine più bella che accompagna la squadra alla sfida di questa sera. Che sia una partita entusiasmante, coinvolgente, che riusciamo a centrare un'impresa, perché tale sarebbe quando ti trovi a affrontare squadre del talento e del potenziale, dell'esperienza che può avere l'Efes. Significherebbe essere andati oltre i nostri limiti e aver regalato ancora una grande gioia ai nostri tifosi. Si gioca alla Segafredo Arena alle 20:30, prossimo appuntamento in campionato invece domenica sera in trasferta contro Cremona. Era questa l'ultima notizia, adesso come detto lasciamo spazio al calcio, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.